Bentrovati amici ed amiche di Quelle Iene sul Tubo, quest'oggi con la nostra rubrica Malati di Fantacalcio per portarvi come sempre i nostri consigli su chi schierare e chi evitare per questa sesta giornata di Serie A. Partiamo subito. Roma-Udinese in programma sabato alle ore 15. Roma sicuramente favorita dopo il roboante 4-0 rifilato al Benevento. Un'altra partita dunque da vincere per i giallorossi per proseguire la corsa ai piani alti della classifica. Da schierare in questo senso qualsiasi giocatore della Roma abbiate. Fate però attenzione a Kolarov che potrebbe rifiatare. Da rischiare El Shaarawy che potrebbe partire dall'inizio. Sponda Udinese, sconsigliato sicuramente tutto il reparto arretrato. Puntate magari su De Paul e Yankto che potrebbero regalare qualche sorpresa. Scommessa lasagna per l'attacco, da evitare se potete Maxi Lopez. Spal Napoli, sabato ore 18, partenopei strafavoriti che devono assolutamente continuare a vincere per proseguire la corsa a scudetto. Per questo motivo non possiamo non consigliarvi qualsiasi giocatore del Napoli avete nella vostra rosa, anche quelli che possono essere più a rischio turnover come Ghoulam, Hamsik e Mertens. Nella Spal da evitare possibilmente qualsiasi giocatore abbiate. Provate al massimo a dare fiducia a Viviani e Borriello, che potrebbero magari regalarvi qualche bonus insperato. Juventus-Torino, sabato ore 20:45. Derby della Mole sabato sera, che vede i bianconeri favoriti su un Torino comunque in buona salute. Sfruttate il fattore casa della Juve per dare comunque fiducia a quasi tutti i giocatori bianconeri che avete nella vostra rosa. Attenzione però, come sempre, a quei giocatori che potrebbero tirare il fiato, come ad esempio Benatia, Cuadrado e Matuidi. Fiducia da dosare invece per il Torino, evitate se potete il reparto arretrato e Rincon, ex di turno, da rischiare eventualmente Baselli. Provate magari a dare fiducia all'attacco con eccezione però del solo Niang. Sampdoria-Milan apre la domenica alle 12:30 una partita non scontata nel risultato per i rossoneri. Nella Sampdoria sconsigliata la difesa dove vige un serrato ballottaggio. Fiducia da dare all'attacco, attenzione però a Quagliarella a rischio del posto. Nel Milan da evitare invece se potete il reparto arretrato, con l'eccezione magari dei soli Bonucci e Rodriguez. Provate a rinnovare la fiducia a tutti gli altri giocatori rossoneri avete in rosa. Scommesse Bonaventura e Calhanoglu. Cagliari-Chievo. Cagliari impegnato ancora tra le mura amiche in questa sesta giornata e chiamato quindi al riscatto dopo la debacle col Sassuolo contro un Chievo non impeccabile in trasferta. Da schierare tra i sardi sicuramente Barella, João Pedro e Sau, che sono quelli apparsi più in forma in queste prime uscite dei sardi. Scommesse Farias o Pavoletti in attacco. Se potete, da evitare la difesa, con eccezione però del solo Padoin. Nei Clivenzi, da evitare il reparto arretrato. I consigliati sono come sempre invece i soliti noti, ovvero Castro, Birsa ed Inglese. Crotone-Benevento, partita in programma alle 15 che vede contrapporsi due squadre davvero deludenti in questo inizio campionato, che vogliono iniziare a conquistare punti salvezza, iniziando sicuramente da questo incontro, che potrebbe rivelarsi ricco di sorprese. Il Crotone approfittatene, sfruttando anche il fattore casa, per dare fiducia a quasi tutti i giocatori avete nella vostra squadra, con le sole eccezioni di Sampirisi e Pavlovic. Scommessa Tumminello o in alternativa Trotta, che però sembrerebbe destinato alla panchina. Nel Benevento da seguire un po' la stessa regola. Provate a rischiare la gran parte di quei giocatori avete nella vostra rosa. Pensateci però due volte per quanto concerne il reparto difensivo. Scommessa Iemmello in attacco di ritorno dall'infortunio e Ciciretti qualora quest'ultimo dovesse recuperare dall'infortunio già per questa gara. Inter-Genoa, partita in programma alle 15 che vede sicuramente i favoriti nerazzurri, pronti a ripartire dopo lo stop con il Bologna. Da schierare in questo senso qualsiasi giocatore avete nella vostra rosa, anche quelli più a rischio turnover. Nel Genoa, da evitare se potete tutto il reparto arretrato, date fiducia al massimo a Veloso e Laxalt. Incertezza in attacco, provate la carta Pellegri solo come scommessa. Verona-Lazio, partita sempre in programma alle 15 che vede i biancocelesti favoriti e pronti a riscattare il KO con il Napoli. Attenzione però al Verona che dopo il punto conquistato contro la Sampdoria vuole provare quantomeno a dare continuità di risultato, complice anche pesanti assenze in difesa per la Lazio. Nel Verona provate dunque a dare fiducia all'attacco, in primis Pazzini, non disdegnate però i vari Verde e Bessa, da evitare il reparto arretrato. Nella Lazio evitate quelli che saranno gli esterni di difesa come Marusic, ma anche Lucas Leiva che per questa giornata verrà molto probabilmente adottato come difensore centrale. Ok per il reparto offensivo, rischiate lo stesso anche Milinkovic-Savic nonostante il lieve infortunio. Sassuolo-Bologna, partita in programma domenica alle ore 18, che mette di fronte due squadre alla ricerca di importanti punti salvezza e reduci entrambe da prestazioni e risultati positivi.
Nel Sassuolo da schierare sicuramente i vari Acerbi, Lirola e Sensi. Più cauti su Matri e Ajapong a rischio del posto. Politano solo se non avete valide alternative in rosa. Sponda Bologna, evitate se potete la difesa, non esitate nello schierare però Verdi e Di Francesco, scommesse Pulgar e Palacio. Fiorentina-Atalanta, partita che chiude domenica sera questa sesta giornata di campionato. Nella Fiorentina date fiducia a Gaspar, Veretout, Chiesa e Simeone. Attenzione a Benassi e Terò che potrebbero rifiatare. Nell'Atalanta invece ok Caldara, De Roon, Cristante e Gomez che dovrebbero avere il posto assicurato. Fidatevi meno di giocatori a rischio turnover come Ateboer e Petagna. Scommesse Cornelius ed Ilicic ex di turno. Passiamo adesso a quelli che sono i portieri consigliati e sconsigliati per questo sesto turno di campionato. Per quanto riguarda i portieri consigliati, in pole position troviamo Alisson, Reina ed Handanovic, visti i non proibitivi impegni delle loro squadre. Date però fiducia anche a Cragno e Buffon, giocando sul fattore casa. Pensateci due volte invece se schierare Donnarumma e Stracoscia, viste le non semplicissime partite delle loro squadre. Cordaz e Consigli sono le scommesse di questa giornata. Sportiello invece solo se non avete valide alternative nella vostra rosa. Per quanto riguarda invece quelli che sono i portieri sconsigliati, da evitare troviamo sicuramente, data la difficoltà delle loro partite, i vari Scoffet, Gomis, Sirigu, Perin, Nicolas e Puggioni. Da valutare attentamente invece Belez, Sorrentino e Mirante, da schierare solo in mancanza di valide alternative nella vostra rosa. E con la nostra rubrica Malati di Fantacalcio per quest'oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Buon Fantacalcio a tutti!